Abbiamo comprato le patatine e la Coca-Cola. Stiamo comprando le patatine e la Coca-Cola. Quando compriamo le patatine e la Coca-Cola, film. Dentro a questo tubo, dentro a questo videoblog, senza aria, senza odio, senza una piccola certezza. Introduco questa recensione spiegando che ogni qualvolta ognuno di voi mi consiglierà un film da recensire, io ringrazierò la persona citandolo con il proprio nickname di Facebook, YouTube, Twitter, eccetera, insomma. Quindi ringrazio Giulie Venezuela per il film di oggi. Sicuramente avrò sbagliato la pronuncia, quindi scusa. In realtà ne ha consigliati anche altri, prometto assolutamente di inserirli nelle prossime recensioni. Il film che andrò a recensire oggi, per la regia di Vincent Ward e interpretato da Robin Williams, è Al di là dei sogni, un film che giustamente viene classificato come fantasy drammatico. E per quanto la sua identificazione sia esatta, posso affermare spassionatamente di non aver trovato mai così tanta verità in un film del genere, nonostante sia caratterizzato da evidenti effetti maestosi e visivamente bellissimi, ma comunque fantastici. Brevemente la trama, perché avrò da dire molto nei pro e nei contro, perché in questo modo spiegherò il perché io pensi che questo film non sia un film per tutti. Chris e Dan, grazie ad un imprevisto nautico timidamente descritto nel film con una scena davvero splendida per quelli che sono i miei gusti, si incontrano e da lì a poco si innamorano. Ora, potrei continuare con la trama e svelarvi ulteriori dettagli, ma per cercare di riproporre lo stesso stupore che ho provato io vedendo per la prima volta questo film, vi dirò soltanto una cosa. I due si sposano, avranno due figli, un maschietto e una femminuccia, e in tenera età i due bambini moriranno in un incidente stradale, e da lì a poco, dico da lì a poco perché la morte per queste cose non ha tempo, muore anche Chris, Robbie Williams, lasciando completamente sola Anne, che si ritroverà giorno dopo giorno a combattere questa tragedia inimmaginabile. Potrei spiegarvi il lavoro di Chris e quello di Anne per farvi ricollegare a vari aspetti della storia, illustrarvi altri piccolissimi particolari per spingervi a guardare questo film, ma non lo farò, perché a parere mio ciò che rende questo film davvero per poche persone, per poche menti, sono i piccoli ma giganteschi particolari che vanno a costruire l'intera storia. Quindi vi dico soltanto un'ultima cosa: dal momento della morte di Chris inizia un viaggio, il suo viaggio, attraverso mondi che non sto qui a dipingervi, che lo porteranno ad avere risposte attraverso situazioni, problemi e circostanze presenti nella maggior parte dei rapporti umani. E qui mi ricollego con ciò che ho detto all'inizio riguardo alla realtà presente in questo film, a discapito di una fantasia immensa ed infinita. Pro e contro. Pro: ambientazioni, grafica, scene, effetti speciali immensi. Non è un caso che il film sia costato più di quanto abbia incassato, almeno in America. Scenari da sogno che godono della presenza di un Robbie Williams che è di casa quando si parla di fantasia, colori e meraviglia. Una vera goduria per gli occhi. Contro: a differenza di altri film, mi limiterò a dire soltanto un grande contro. Non perché in questo film non ce ne siano altri, ma caratterizzando ogni mia recensione, ho pensato bene di racchiudere in un solo contro la motivazione sbagliata che potrebbe impedirci di vedere questo film. Ma lo diremo dopo. Pro: storia scritta in maniera divina, con riferimenti a testi sacri letterari che non verranno mai dimenticati, inseriti con un tempismo impeccabile e metricamente distribuite in maniera per niente invasiva, lasciando spazio al copione del film. Continuiamo con i pro. Sequenze con collegamenti tanto contorti quanto semplici. Soddisfazione pura nel notare quanto il regista abbia impiegato tutte le proprie forze per far sì di far arrivare allo spettatore dei messaggi ben precisi, senza creare confusione più di tanto e lasciar libera interpretazione personale.
Altro pro, ogni attore, tra l'altro al di là di pochi, tutti volti noti, fenomenali, impeccabili nel mascherare ciò che lo spettatore non deve neanche percepire, almeno non subito. Ma per gusto personale, in un mondo così ben visivamente descritto, vederci camminare attraverso un attore come Robbie Williams ha reso questo film e la sua storia una favola eterna, che a differenza di altre storie un po' più leggere, lascia molto ma molto tempo per riflettere con se stessi. Ok, veniamo al contro prima del giudizio finale. Contro! Non è un film per tutti, stiamo parlando di 2 ore di film pieno, poco meno insomma. Nonostante gli eventi molto d'impatto iniziali, la storia viaggia in principio un po' lentamente e questo potrebbe annoiare i più esigenti. Premetto che parlo di soggettività in questo caso, ma questo film verrà davvero apprezzato da chi è paziente e soprattutto da chi piace andare a fondo, veramente a fondo nelle cose per cercare di carpire ogni sfumatura che la vita ci propone. E ovviamente tutto questo in un film non si può pretendere di trovarlo in pochi minuti. Quindi, nonostante io soggettivamente penso che questo non sia un contro, è giusto dire che non si può biasimare la persona che dice sì, è un bel film, ma è un po' lento. Giusto, ma se volete davvero apprezzare la completezza di argomenti sociali trattati con tanto rispetto e maestria registica, questo film può considerarsi tra i migliori perché in più ti offre uno spettacolo scenico raro. E stiamo parlando comunque di un film del 1998 che potrebbe competere benissimo con gli effetti di oggi. Giudizio finale. Credo di aver parlato abbastanza di questo film, anche se ci sarebbe stato molto altro da dire, ma come ben sapete, le mie recensioni sono fatte per consigliare e non per svelare. Al di là dei sogni è un film che racconta capitoli di vita di 2 persone, dipingendo il tutto con colori molto forti e lasciando a te la possibilità di pensare a cosa sarebbe potuto accadere se... Guidando il tutto attraverso frasi che ti resteranno nella mente, ti coinvolge passo dopo passo attraverso una storia che va sempre di più a crescere, puntando ad una conclusione che, per quanto fantastica, per niente scontata, e con i suoi buoni risvolti. E questo lasciatemelo dire, se dovessi spendere ancora 2 paroline per il finale di questo film, ne voglio usare soltanto una: bellissimo. Azione, caos e adrenalina sono sempre ben apprezzati dallo spettatore che guarda un film perché tengono viva l'attenzione senza neanche troppi sforzi e in maniera semplice. Ma se posso darvi un consiglio, mettetevi comodi e gustatevi una storia che non vi farà sognare come dice il titolo, ma vi darà la speranza che spesso, dove non possiamo arrivare noi stessi, qualcun altro che vi ama veramente lo farà per entrambi. La recensione è conclusa. Buona musica e alla prossima! Odio interrompere e spezzare questo finale da sogno, infatti ribadisco, guardate questo film perché è veramente, veramente bellissimo. Ma vi devo dire un'ultima cosa prima di lasciarvi, ci sarà un piccolo stop, in realtà non è uno stop, è che il prossimo video, non so se sarà una puntata ufficiale, non so come la chiamerò, ma sarà più che altro un videoblog in cui vi farò vedere, vi parlerò, vi illustrerò direttamente dal posto in cui andrò in alcuni giorni, perché mi è successa una cosa bella, una cosa per me bellissima nel mio ambito musicale, quindi cantautoriale, parlando di me nello specifico, e io farò un reportage appunto di questi giorni passati in questa località per una cosa a cui parteciperò e vi dirò, vi informerò com'è andata e tutto quanto, quindi ci vediamo.